Siamo qui con il maestro Renzo Arbore. Io voglio chiedergli una cosa. Il prossimo anno sono 100 anni dal primo disco di jazz registrato a New Orleans. Ma era un italiano che l'ha registrato? Assolutamente, guarda, è una mia fissazione questa. Ho litigato pure con alcuni critici americani, perché nel 1917 l'Avery Staple Blues è stato il primo disco di jazz mai fatto, ma non di jazz italiano, di jazz. Il jazz, tant'è vero che l'orchestra di questo signore di Sala Paruta, che si chiamava Nick La Rocca, si chiamava ancora Original Dixieland Jazz Band, perché non c'era la parola jazz. E quindi poi, leggendo le memorie di Louis Armstrong, che aveva 17 anni nel 17, perché è nato nel 900, diceva che uno dei suoi punti di riferimento era questa band di siciliani, perché insieme a Nick La Rocca erano quasi tutti di palermitani, c'erano Leon Rappolo, Tony Sbarbato, Frank Signorelli, questi erano tutti jazzisti di origine siciliana. Mi chieda perché di origine siciliana. Perché di origine siciliana? Ma che bella domanda che mi fa, è interessante. Perché i siciliani furono i primi a colonizzare la Louisiana. Quando la Louisiana nel 1835 fu venduta dalla Francia agli Stati Uniti, offrivano il terreno gratis a chi lo coltivasse, e siccome partiva ogni settimana una nave da Palermo per New Orleans, che la chiamavano nave Palermo, ma in realtà aveva tanti nomi, perché la nave non era solo quella, c'era nave Liguria, ma si chiamava sempre nave Palermo, che portava agrumi e importava in Italia cotone, allora molti siciliani, ma tanti, proprio una colonia importantissima di siciliani, andarono a New Orleans. Erano coloni, non erano neanche emigranti, erano proprio, andavano a colonizzare la città, e tra questi molti che suonavano, come questo Nick La Rocca, che era il figlio di uno dei trombettisti del generale, mi ricordo, uno dei generali della Prima Guerra Mondiale. E quindi questi musicisti, poi incontrando i musicisti neri, i francesi, i canadesi e gli americani che stavano lì, insomma, nasceva il jazz praticamente. Però il contributo degli italiani è stato determinante, il contributo della musicalità dei siciliani in particolare, ma poi c'erano anche altri che venivano da altre regioni, che partivano da Palermo, è stato molto determinante per l'invenzione del jazz. Nel 1917 probabilmente a Palermo faremo una commemorazione straordinaria di Nick La Rocca, perché io ho fatto un film bellissimo di 1 ora e 20, girato a New Orleans, a Chicago, a New York, a Sala Paruta e a Palermo, proprio con tutta la storia, la partenza, le cose eccetera, e quindi a febbraio sarà l'anniversario e probabilmente ricorderemo e finalmente diremo a tutti che il jazz è stato inventato anche dagli italiani.